Per noi sono pronte delle benedizioni. Deuteronomio, capitolo 28, verso 2, promette che esse ci raggiungeranno. Ed esse ci raggiungeranno se siamo uniti a Cristo. Cristo, infatti, ultimo Adamo e nostro fratello maggiore, è rappresentante dell'intera razza umana. Noi, se siamo uniti a Lui, cioè se siamo incorporati in Lui, se abbiamo posto la nostra fede in Lui e nella sua opera perfetta della croce, quale nostro sostituto, ecco che Lui ci impartisce la sua giustizia, la sua innocenza, Lui ci riconcilia al Padre, Lui si è fatto maledizioni per noi sul legno di croce, affinché noi, per la fede in Lui, fossimo benedetti. Galati 3, verso 13. Gloria al Signore. Romani 8 verso 1 dice che non c'è dunque ora, che abbiamo avuto fede in Lui, alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ecco cosa significa essere in Cristo. E noi siamo in Cristo. Siamo diventati figli amati nel Figlio amato. Dio si è compiaciuto nel suo dilettissimo Figlio e lo proclamò solennemente al fiume Giordano, dicendo: Ecco una voce che dice dai cieli, che disse: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 3, verso 17. Dobbiamo veramente imparare la cultura del regno, imparare giorno dopo giorno a camminare come figliuoli di Dio amati, perché tali siamo, esclamerà l'Apostolo Giovanni. E di giorno in giorno si vanno rinnovando e santificando, ma non per paura, ma per amore. Amore verso Dio e amore verso il prossimo.